Insomma, compagni e compagne, possiamo vivere la politica dandoci l'agio di parlare di cose importanti, di cose che riguardano gli ingredienti fondamentali del nostro vivere assieme, del vivere in una società, senza sfuggire a questa possibilità. Così come noi abbiamo scelto non un soggetto sindacale, ma abbiamo scelto un tema che è fondativo della nostra cultura politica. Il nodo, lo ripeto e lo ripeterò finché ho fiato in gola, il nodo lavoro, sapere, libertà, come una tela necessaria, un intreccio di significati, un insieme di connessioni. No? Questo significa che l'impresa, diciamo dal punto di vista concettuale, è necessariamente l'antagonista e non c'è possibilità di confronto e di dialogo con l'impresa. Oppure noi abbiamo per esempio un compito molto più prosaico, molto più pragmatico, che è quello di chiedere al sistema di impresa, quello italiano, che nella sua stragrande maggioranza è composto da piccoli e medi segmenti di sistemi produttivi in affanno, abbiamo il dovere di chiedere loro se le ricette che per 30 anni sono state usate per l'ingresso del sistema di impresa italiano nei mercati mondiali abbiano funzionato o meno. Siamo in grado di chiedere, per esempio, ai settori strategici della vita produttiva, della vita industriale del nostro paese, come è andata, cosa è successo. C'è la possibilità di fare un rendiconto e un bilancio. Abbiamo la possibilità di accorgerci che ciò che veniva celebrato come, diciamo, l'architrave di un modello alternativo, effervescente, sempre carico di promesse di boom economico, come appunto il modello del Nord-Est, il modello della piccola impresa, e oggi dentro una crisi drammatica, lo sappiamo, è dentro una crisi che per certi versi ha a che fare proprio con la natura di questa globalizzazione. Possiamo interloquire con quel sistema di impresa? Possiamo interloquire dicendo le imprese vengono portate verso una deriva quando sono coccolate da una politica che consente loro di competere semplicemente comprimendo il costo del lavoro e riducendo le tutele e i diritti? Ma le imprese possono guardare al mondo invece con gli strumenti ottici dell'innovazione, possono lavorare a produrre dentro la competizione internazionale quegli elementi che riguardano la qualità, un valore aggiunto fatto di scienza, di tecnologia, di ecosostenibilità. Io penso che da questo punto di vista noi possiamo guadagnare un mondo di relazioni sociali. Sapete perché? Perché la borghesia d'impresa italiana, nonostante abbia vissuto in una condizione di assoluto privilegio e abbia fruito di vantaggi scandalosi dal punto di vista della dinamica tra impresa e lavoro, vive oggi senza un copione, dentro un'angoscia, dentro un'incertezza, vive oggi la sensazione di un processo di crisi e di deindustrializzazione che come un'onda lunga sommergerà tutto e tutti. Pensate a un settore come l'agroalimentare, no? Pensate, per noi che dobbiamo mettere il lavoro al centro della nostra battaglia politica, pensate l'agroalimentare, cosa sta vivendo in questo momento? Una globalizzazione che improvvisamente è apparsa come mercato senza regole, come mercato delle contraffazioni, delle truffe, e contemporaneamente è arrivata la crisi di quel modello di globalizzazione. Il produttore agricolo, non parlo dei braccianti, non parlo dei lavoratori delle campagne, ma le imprese agricole si sono trovate strozzate dentro la non remuneratività di prezzo dei loro prodotti venduti sui mercati internazionali. Il consumatore è stato strozzato dai prezzi esosi.
Chi ci ha guadagnato? Non il produttore, non il consumatore. Una gigantesca intermediazione parassitaria di tipo planetario è intervenuta lì e ha bloccato questo settore produttivo. E l'età media dei lavoratori delle campagne è 65 anni. E che si fa? Si fa una canzone per dire ai giovani andiamo a vivere in campagna? Oppure invece si intende bene che andare in campagna è necessario a condizione che in campagna si porti il talento, l'innovazione, la cultura, i titoli di studio, la specializzazione? Tanto più nel momento in cui Madre Terra si è definitivamente seccata, in senso proprio non figurato, in senso letterale, dell'abuso della chimica, degli organismi geneticamente modificati, di una industrializzazione che è violenta. Vedete, io sono abbastanza innamorato di Vandana Shiva, l'ho rivista qualche giorno fa a Bologna, la sua maniera di parlare di agricoltura, raccontando storie che sembrano fiabe per bambini, anche se hanno un contenuto di orrore, ma raccontandole con quella capacità didascalica che hanno talvolta i grandi scienziati e spiegandoci che in fondo di cosa stiamo parlando? Di una truffa coperta da tante sigle tecniche, da tante parole straniere, che consiste nel fatto di brevettare la vita, di rubare al vento e alla terra le sementi, in modo tale che i contadini che dal vento e dalla terra le avevano sempre prese, debbano d'ora in poi andarle a comperare, e sono sementi che le multinazionali rendono seriali e capaci di non produrre altre sementi, cioè la mercificazione della vita, no? Beh, io non devo parlare col mondo cattolico, non c'è in questo qualcosa di blasfemo, di osceno, di profondamente insultante nei confronti della vita, la vita sacra, sì, la vita. Allora, attenti, torna ogni tanto, ciclicamente, dai tempi di Menenio Agrippa, in realtà, e del suo celebre apologo, il benedetto patto tra produttori, che è una cosa che assume, diciamo, una sorta di comparazione tra, appunto, gli arti della società che hanno bisogno di essere sincronizzati per poter far camminare il paese verso il futuro, e che, sapete, ci stanno quelli che sono i piedi e hanno da sopportare un peso drammatico, magari sono piedi piagati, ci sono quelli che invece si sono attribuiti il ruolo di cervello. Il patto tra produttori è un inganno nella misura in cui cerca di rimuovere completamente un elemento fisiologico nel rapporto tra i diversi attori sociali, che è l'elemento del conflitto. Il conflitto non è rimuovibile, appartiene alla fisiologia dei rapporti tra soggetti fondamentali. Il punto è, non lo dico perché sembra che il conflitto sia un'invenzione diabolica, sia qualcosa di luciferino con cui dobbiamo fare i conti oggi per liberarcene. Naturalmente, quelli che sono più forti nel conflitto pensano che i più deboli debbano rinunciare al conflitto, ma questo, diciamo così, non è molto elegante. Lo dico a Marchionne, non è molto elegante, no? Quello che si può fare è portare il conflitto, come ovvio, sul terreno delle regole democratiche, del negoziato che riguarda la civiltà generale di un paese e la civiltà delle relazioni industriali. Io voglio tornare su un tema. Possiamo immaginare, senza rimuovere il necessario conflitto, una base in cui al mondo del lavoro, al mondo dell'impresa, al mondo del sapere si propone un obiettivo
che è quello di produrre ricchezza non solo misurabile con i parametri del PIL, ma di produrre una ricchezza complessiva che è fatta di valori ambientali, di valori sociali, oltre che di valori produttivi. È nella ricchezza che siamo in grado di proporre oggi, qui e ora, a fronte di quello che vediamo, appunto, la rivoluzione scientifica ci propone qualcosa di inaudito, qualcosa che noi che abbiamo persino letto i libri dei genetisti sovietici quando eravamo bambini, li pubblicava gli Editori Uniti, che quei genetisti non avrebbero, ma o quei fisici o quegli scienziati, non avrebbero mai immaginato. È l'epoca in cui appunto c'è la provocazione dell'intreccio possibile tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, no? È una prospettazione inaudita, rischiosa da certi punti di vista, ma anche fascinosa, perché ha delle chance incredibili di ricchezza, di innovazione, di libertà. Possiamo in questa epoca mettere tra gli indicatori della produzione generale di ricchezza l'abbattimento della quota di fatica fisica nel lavoro subordinato? E badate, non è possibile immaginare nessun discorso di economia se non si parte dalla scuola. Per noi è impossibile proporci, diciamo, come capaci di cultura di governo se immaginiamo che l'economia sia un mondo a parte, un mondo, diciamo, prevalentemente gonfio di leggi oggettive, una dimensione quasi naturale, come quando si dice c'è la crisi, cioè c'è la crisi, c'è l'economia, le dure leggi della competizione internazionale, l'economia mondiale. Guardate, per noi non è possibile minimamente cominciare un discorso che abbia capacità di attivare un punto di vista autonomo se non si parte dalla scuola e dall'università, proprio per le cose che dicevo prima, perché il sistema di impresa ha bisogno di svecchiarsi, perché la produzione automobilistica aveva bisogno di un interlocutore pubblico differente da quello che ha avuto, non soltanto perché un paese non può essere disegnato dagli interessi di un'industria che ha carattere monopolistico e che pensa che la mobilità sia semplicemente un diritto privato, un esercizio di diritti privati di cittadinanza. E quindi l'Italia ha sviluppato un sistema della mobilità prevalentemente legato all'automobile del singolo, della famiglia. Ma noi avevamo bisogno, ma insomma, da molti decenni, di un sistema industriale capace di ragionare su che cosa significa un prodotto ecosostenibile e su cosa significa un sistema della mobilità ecosostenibile, magari finanziando l'innovazione legata a vettori di trasporto pubblico. Tutto questo comporta un diverso rapporto tra gli apparati della formazione e gli apparati produttivi. Qui si gioca una partita centrale. Purtroppo viviamo in un paese in cui un uomo colto, il protagonista assoluto della vita economica del nostro paese, il ministro dell'economia Giulio Tremonti, ritiene che la cultura non si mangi. Sapevo che aveva ascendenze estremiste, Tremonti. Penso che si sia formato su Feuerbach. L'uomo è un tubo digerente. E quindi che immagini un ciclo produttivo che, diciamo, ha i suoi ritmi naturali, un bioritmo del mercato mondiale. Noi invece insistiamo molto sul fatto che se non si costruisce un legame che non sia di subalternità degli apparati della formazione agli apparati produttivi, ma che sia un legame di reciprocità
tra cultura e lavoro, tra cultura e lavoro, vedete?